Allora, come detto, parlavamo di discoteche e di ripartenza possibile o impossibile in quest'estate con il nuovo strumento che ormai stiamo utilizzando, che è il Green Pass, per provare effettivamente a ripartire davvero anche con questo settore che, possiamo dirlo, come tanti, ha sofferto molto in questo ultimo anno e mezzo. E lo facciamo parlando insieme a due gestori di discoteche che sono il Praia di Gallipoli e l'Hollywood di Bardolino. Salutiamo intanto Pierpaolo Paladiso del Praia, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, discoteche estive ovviamente, quindi quelle che campano in questi mesi sostanzialmente. Andiamo anche sul lago di Garda, sponda veneta, in provincia di Verona. Gianpaolo Marconi dell'Hollywood di Bardolino, buongiorno e benvenuto. Grazie dell'invito, buongiorno a te Barbara e a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo prima a Gallipoli da Pierpaolo Paradiso. Voi vi siete spesi tanto in queste settimane, in questi mesi, perché volete riaprire in sicurezza. Sono arrivate delle risposte dal governo? Poi la stessa domanda la giriamo anche a Gianpaolo Marconi. Guardi, il problema è un po' paradossale, nel senso che le risposte del CTS, che fino ad oggi era l'organo che legiferava un po' su tutto, su questa pandemia, sono arrivate. Ci hanno dettato dei protocolli rigidi e ci hanno detto che potevamo aprire. Dopodiché il governo invece è scomparso senza dare una data, senza dirci se possiamo o non possiamo aprire. Penso che siamo l'unica attività in Italia al momento chiusa, nonostante, ripeto, l'ente supremo, diciamo, di questa pandemia avesse deciso che potessimo aprire. In tutto ciò viene favorito l'illegalismo, l'illegalità completamente diffusa, però gli unici locali che potevano essere sicuri, che avrebbero, sì, potuto controllare i giovani, rimangono chiusi. Marconi, anche a lei stessa domanda, indicazioni ricevute per la ripartenza? Marconi? Nessuna indicazione, come condivido in pieno quanto detto da Pierpaolo, non abbiamo indicazioni in materia ad oggi, quindi ormai l'estate se n'è andata e per noi, almeno per noi che abbiamo le attività prettamente estive, diciamo che insomma non se ne fa nulla, ecco. Ma se vi dicessero oggi che potete riaprire tra una settimana, facendo ballare la gente, perché poi il nodo è questo, che alcune discoteche hanno riaperto però si dovrebbe stare tutti seduti, modello piano bar, Marconi, se le dicessero tra una settimana puoi riaprire, lei aprirebbe? Ce la fa? Ma no, sarebbe quasi impossibile, qua non si trovano collaboratori, dai barman ormai ai camerieri, cioè non si può in una settimana mettere in piedi un'attività che di solito annovera una sessantina di dipendenti e più gli esterni e così via, cioè un miracolo servirebbe, non saprei come fare sinceramente. Troppo poco tempo. Pierpaolo Paradiso della Praia di Gallipoli, si è parlato anche di ingressi contingentati, va bene, ma anche di distanziamento in pista. Ecco, allora noi sappiamo che, come detto, in questi mesi, insomma, in discoteca si sta necessariamente accalcati, tra virgolette. È possibile mantenere un distanziamento in discoteca? Ma guardi, quella del distanziamento è una barzelletta, cioè è una follia semplicemente pensarla. Tant'è che il CTS non l'ha considerata. Il CTS, la considerazione che ha fatto è di fare entrare all'interno della discoteca il 50% delle persone rispetto a una capienza normale, con l'obbligo del tampone o del passaporto sanitario. E in tutto ciò però si sta assistendo a qualcosa di scandaloso ovunque, in tutte le città turistiche d'Italia, lasciamo perdere ciò che accade per una partita della nazionale. La follia più grossa è quella che oggi, per questa variante Delta, la variante Delta colpisce soprattutto i giovani, e noi avremmo potuto offrire un servizio non indifferente, perché andandoli a tamponare e tracciare avremmo potuto identificare immediatamente qualsiasi focolaio che stesse per scaturire. Le città in questo momento stanno, quelle con turismo giovanile, del divertimento e di mare, stanno letteralmente esplodendo, e più andiamo avanti peggio sarà. Forse si stanno rendendo conto del fenomeno sociale che realmente la discoteca rappresenta, un punto di ritrovo per i giovani dove loro possono socializzare e soprattutto possono essere controllati
ciò che non accade. Ecco, probabilmente è questo il punto, che lì potrebbero essere controllati, si ritrovano in piazza dove ovviamente il controllo non c'è. Torno da Marconi all'Hollywood di Bardolino, è la seconda estate che siete chiusi, perdite immaginiamo notevoli, ma avete ricevuto qualche aiuto dal governo? Il mondo delle discoteche è stato aiutato? Ma più che aiuto è stata qualche piccola mancia qua e là durante l'anno, ma sicuramente non basta per nulla, insomma, non impossibile tirare a campare con quello che ci è andato in pratica, non è al di fuori della realtà, al di fuori della realtà. Mi dicono, io ho amici a Monaco di Baviera, ad esempio il P. Heinz, che è uno dei locali storici, addirittura fondato nel 1945 dagli americani, loro hanno ricevuto il 70% dal primo mese di chiusura del mancato fatturato, e sì. a tutt'oggi è così, il 70%. Una domanda. Noi abbiamo ricevuto il 5-6%, ecco. Meno, sicuramente meno. Una domanda a Pierpaolo Paradiso prima di lasciarci. Opzione invece mascherina in discoteca è fattibile o no secondo voi? Ma non è neanche quella, è fattibile. L'unica cosa fattibile è quello che ha proposto il CTS. Mettere la mascherina in discoteca mentre si sta ballando è come dire che andiamo a fare pulito con la mascherina. Sì, non... durante la pandemia ha mai visto qualcuno con la mascherina a correre, o parlando di nulla. L'unica opzione è quella che realmente il CTS, che è l'organo, ripeto, supremo di questa pandemia, composto da medici, ha detto con razionalità in discoteca si entra contingentati in modo tale da poter dare la possibilità a chiunque di distanziarsi in una maniera naturale o quando ci sia sempre di avere la possibilità di allontanarsi, ma soprattutto di creare delle bolle sicure, certo, all'interno dei locali dove siamo tutti quanti, uno, tracciati, due, o tamponati o vaccinati. Questo Green Pass a qualcosa dovrà pur servire. Assolutamente. Anche per lei, Marconi, in una battuta, inutile la mascherina, impossibile in pista? No, assolutamente. Cioè, non ne vedo il nesso. Non è fattibile assolutamente. Fattibile, no, grazie per questo punto sulle discoteche italiane, che restano chiuse evidentemente per scelta, perché poi voglio dire, alcune hanno riaperto costringendo le persone però a stare seduto. Pierpaolo Paradiso, Praia di Gallipoli, in provincia di Lecce, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Gianpaolo Marconi, Hollywood di Bardolino, provincia di Verona, grazie, buona giornata.